Le strade del centro storico di Arezzo sono tornate a vivere con la 3 giorni dedicata alla storia Back in Time, prese d'assalto da aretini e turisti. Un bagno di folla si è riversato per le vie del centro, portando così una boccata d'ossigeno anche al commercio aretino. È piaciuta, c'è stata tanta affluenza e spero che abbia un seguito sicuramente. Se non c'è un motivo un pochino più valido, la gente si annoia, si stufa sempre di tutto, quindi con qualcosa di nuovo c'è un po' di pepe, allora esci. La gente è tantissima, anche gente di fuori è venuto, che più dei casti, che altre cose lì, questo è molto più. Io ho fatto un giro Piazza Grande, Fortezza, la gente è piena, mi è piaciuta moltissimo. Servono anche al commercio quindi queste iniziative? Sì, sì. Per noi per l'apertura no, perché la gente dopo cena è abituata a passeggio, sì, ma nei negozi non diventa un costo in più e il ritorno non c'è. Anche se è una bella iniziativa, una bella manifestazione, purtroppo è venuta diciamo la sera dopo cena, quindi i negozi, eccetto bar, ristoranti, locali, per loro sicuramente è stata una bella manifestazione, l'ha portato al lavoro. Per le altre attività un po' meno, però è una cosa molto bella, è stata una cosa positiva. Vi dirò che era tanto tempo che non rivedevamo tanti turisti così, anche se non sono grandi spendaccioni come noi quando siamo in giro, però tutto sommato bisogna accontentarsi, insomma. Credo che se verrà sicuramente riproposta sarà una cosa assolutamente valida. Mi hanno telefonato da fuori, soprattutto Firenze o Perugia, per sapere se la domenica fossimo stati aperti in virtù di questo evento. Questo sì, quindi sicuramente da fuori più persone sono venute. Assolutamente. Bene anche all'economia aretina? Penso proprio di sì, assolutamente.